Centro Storico in Festa, organizzato da Confimpresa Catanzaro con il gruppo CID delle donne. Questa manifestazione è stata organizzata in poco tempo a costo zero. Io ringrazio l'amministrazione comunale per aver supportato ancora una volta l'iniziativa di Confimpresa Catanzaro, in quanto in meno di un mese abbiamo riproposto questo nuovo evento. Dopo il successo di Artigianato in Piazza arriva Centro Storico in Festa con l'obiettivo di rivitalizzare il centro storico. È il mio laboratorio, sono una molto legata con i girasoli, quindi creo qualsiasi cosa che capita di fiori di girasoli. Io sono di Rocellizzi di Borgia. Questa iniziativa, dove hanno visto protagonisti gli artigiani provenienti da tutta la provincia di Catanzaro, nel campo del tessile, delle ceramiche e quant'altro, è l'estemporanea di pittura, questi 40 pittori che sono venuti da tutta la Calabria, che da stamattina hanno dipinto le parti più belle della città, stasera i tre quadri più belli saranno premiati. Il primo premio, questa volta davvero all'unanimità e senza discussioni, all'artista Giuseppe De Franco. Bellissimo lavoro, sognante, dedicato alla nostra basilica dell'Immacolata. Insieme a questa manifestazione ci sono state anche le auto storiche a cura della C-Club e in più una squadra di football americano, gli Highlanders di Catanzaro, coadiuvati dal presidente Falbo. Abbiamo avuto la presenza della Fabbrica dei Sogni, di Emergency, e sono state tutte queste iniziative che hanno fatto sì che stasera Corso Mazzini fosse pieno di gente, fosse vivo, e questo è il nostro obiettivo ben riuscito.